approdata per sbaglio su questa terra di Sonicianlandia. Mamma mia, quanto è brutto e difficile da dire. Facciamo così, l'isola di Sonician, molto meglio. Comunque, se per caso questo piccolo canaletto in questo oceano immenso di YouTube dovesse piacervi, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi a questo canale, ma soprattutto di attivare la campanellina, così ogni volta che uscirà un mio video sarete sempre informati. In poche parole, vi perseguiterò a vita. Ok Sonia, così li stai spaventando e scappano tutti via. No, 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 non andate via, state qui con me, perché quest'oggi faremo una cosa super carina. Ed infatti, se in qualche video fa ho simulato la mia vita da gatto, quest'oggi mi reincarnerò in un cane grazie ad un'applicazione che si chiama proprio Dog Life Simulator. Ed eccola qua con un piccolo cucciolo di cane ancora in embrione, anche se sembra più che altro un cucciolo di dinosauro. Comunque adesso dobbiamo farlo nascere. Adesso si sta sviluppando, guardate le sue zampine, le sue orecchiette, la sua codina, sta per nascere, ci siamo! Ed è quasi fatta! È nato! Sì! Adesso dobbiamo scegliere che genere sarà, ovvero se è un maschietto o una femminuccia. Beh, direi che visto che a casa mia siamo quasi tutte delle femmine, Audrey, Milky, Fufi sì, è una minoranza, quindi prendiamo un compagno a Fufi, anche se non penso sia proprio felice di avere un cane come amico. Comunque, ma perché siamo così grandi ragazzi? Eravamo tipo minuscoli sino a 2 secondi fa. Vabbè, andiamo avanti. E ci troviamo in una casa con una famiglia alquanto bizzarra. La famiglia a sinistra è la famiglia Miller. E non lo so, mi sembrano dei serial killer. Cioè, sono vestiti uguali, non lo so, troppo perfetti. Sospettosi. Mentre quella accanto, ragazzi, non mi spiego come sia potuta nascere una bambina con i capelli rossi da un papà afro e una mamma italiana. Vabbè, magari l'hanno adottata. È così, scelgo loro perché mi fanno simpatia per questo bel gesto che hanno fatto. Vada per la famiglia Miller. No ragazzi, ma lui è quello che mi ha scacciato nella mia vita da gatto. Ti chiede che nome vogliamo. Ah, quindi lo scegliamo noi. Vabbè dai, mi sta bene. Allora mi voglio chiamare Elvis, come il mio cantante preferito. Ecco qui, fatto. E loro ballano come Elvis appunto. A little less conversation, more in action please. E che fa? Ce ne andiamo a passeggio con la nostra padroncina. Vada, pigliamo tutte le ossigena. Poverella, la stiamo facendo stancare, tipo trascinandola al guinzaglio e voilà! Non ho capito. Soltanto camminando siamo cresciuti? Cioè, se davvero così fosse, rimarrei incollata a questa sedia per tutta la vita. Non voglio invecchiare. Siamo con il nostro padroncino e possiamo decidere se andare a fare la pipì nel giardino o fare la pipì sul nostro padre. In che senso, ragazzi? Perché fare la pipì in giardino quando sembra molto più divertente fare la pipì sul nostro padroncino? Beh, direi questa qui. Ed eccolo che sale sul divano, si gira e tac! Ma lui, ragazzi, non si accorge di nulla. Sai, hai tipo un getto d'acqua continuo, super bollente, e ti arriva addosso. Ma che è successo? Mi sa che sta realizzando. Ah, ecco, possiamo scattare una foto di questo meraviglioso momento. La prima pipì addosso del nostro cane. Ecco, i nostri padroni stanno dormendo, magari ci potremmo intrufolare fra di loro e grattarci le orecchie e rotolarci tutti come fanno i cani. Ah! No, un altro ladro, pure qui! Un ladro milanista, vestito rosso e nero. No. Ok, ha visto il cane, che possiamo fare? O svegliamo i nostri padroni oppure lo attacchiamo. Ma dormite pure, sogni tranquilli, tanto ci sono io qui a fare la guardia per voi, quindi attacchiamo! Facciamolo spaventare per bene. Via via, ti abbasso le mutande. Bella mossa. Fossi in te scapperei, amico. Si corre verso i nostri prossimi 3 mesi. Oddio, cos'è questa cosa? Oh, ragazzi, ma cos'è successo? Perché ha cambiato colore i capelli? È diventata un'altra persona? O, non lo so, in questo varco spazio-temporale si è fatta una tintura? Vabbè, robe strane accadono in questo gioco, ma continuiamo a giocare. Eccoci qua. Oh, ma chi è questo qui? Che mi avete portato a casa? Il tuo nuovo fratellino. Ma chi mi ha detto che volevo un fratellino? Cioè, io volevo stare qui solo, indiscusso padrone della casa. E quindi adesso possiamo decidere se giocare con lui o attaccarlo. Dai, possiamo fare i bravi fratelloni che accolgono in casa. Ma anche no, no, sono gelosa. Andiamo
Mettiamogli un po' di paura. E lui non si fa, ma non ci rimprovera. No, 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 no. E via! Corriamo verso l'infinito e oltre. Ah, altri cani con cui giocare. Che carini! Do you want to change your breed? Vuoi cambiare il tuo breed? Che non so cosa sia. Magari è tipo collare. Vabbè, comunque, vediamo che succede cliccando uno di questi cani. Tipo questo husky carino, carino. No! Ragazzi, ma com'è possibile? Cioè, mi ha scambiato per un cane di razza! Ma che razza di padrone è? No, vabbè, non ci voglio giocare più a questo gioco! Ma che insegnamenti dà? Che fine ha fatto il nostro piccolo Elvis? Vabbè, giochiamo con Elvis 2 la vendetta. No, ma che tristezza! Ecco, qui l'altro cane, hanno abbandonato quello di prima. Una famiglia meravigliosa, devo dire, ho scelto. Possiamo decidere se farci fare le coccole oppure arrabbiarci. Beh, direi che per come hanno scambiato il cane di prima, potrebbero scambiare anche te. Quindi stai attento a quello che fai e vatti a fare le coccole. Che qui ti finisce male, sai? Ed ecco, andiamoci a prendere le coccole. Ecco qua. Eccoci qua. Oh, lo sapevo che era una famiglia davvero oscena, ragazzi. Cioè il papà sta tradendo la moglie con la moglie lì accanto. Che facciamo? O attacchiamo la donna o lo diciamo a mamma. Quella sì che sarà la vera vendetta. Fallo nuovo, mamma. Ehi, mamma, da quella voce. Tuo marito che ti sta tradendo con un'altra donna. Via. Ecco, questa è la reale reazione. Mi sa che i genitori si sono divorziati e nel frattempo... Oh, un bel regalone, un pacco regalo. Cosa c'è dentro? Sono troppo curiosa, ragazzi. Una tuta da Conte Dracula, Batman. Cos'è? Vabbè. Eccoci, ragazzi. No, vabbè, ma è bellissimo. Siamo pronti per carnevale o Halloween. Sì, sì, meglio per Halloween. Siamo ai nostri prossimi 3 mesi. Eccoci a mare. Ma ragazzi, ma questa è la bambina di prima. Che sta succedendo? No, non capisco. Non mi dire che questa è la sua altra famiglia, perché lui è un traditore seriale. Magari è poligamo. Boh, vabbè, quindi o possiamo prendere il sole oppure possiamo scavare un buco. Ma che noia prendere il sole, scaviamo un bel buco. Sì, dai, allora questo punto è perfetto. Scaviamo e sporchiamo tutto. Vai, cane! Piccolo Elvis 2, la vendetta! Vendicati su questo marito infedele! Abbiamo sporcato pure lei! Veterinario, aiuto! No, tocca a noi, ninja! No, ma che cos'è questo siringone? Dove lo deve infilare questo coso? Allora, o possiamo rimanere calmi, keep calm e fatti una punturona, oppure possiamo provare a scappare. Ovviamente tentiamo la fuga, ragazzi, cioè non esiste, mi infilzano con quel coso. Via, 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 scappa, scappa, lì c'è la porta. Ma che fa? Va sbattendo contro la sua padrona. Non ti abbattere. Forza, forza, ci siamo quasi. Gira, ti ho detto, gira. Via, ecco fuori. Evasione riuscita. Ed eccoci qua, in bagno con papà. Qui nel frattempo sono spuntati i capelli bianchi per lo stress che gli abbiamo causato. Allora, possiamo decidere se tirare giù la tendina oppure se tirare la tovaglia a papà. Vabbè, qual è la cosa migliore secondo voi? Sicuramente ci potremmo vendicare con papà tirandogli giù la tovaglia. Ecco qua. Oh, ragazzi, ma chi c'è dentro la vasca? Aiuto, ma questa qui quanti amanti ha? Questo gioco è sempre più moralmente dubbio. Allora, mi chiede di andarli a prendere da bere. Cioè, ma mi pare normale, ragazzi. Mi usa pure come schiavo. E allora, abbiamo latte o birra? Beh, sicuramente non sarò io a farti ubriacare, che poi combini pasticci. Direi dell'ottimo latte. Ecco te, Daddy. Lui lo beve, ma non lo so, si è depresso. No, è triste e sconsolato. Non se l'aspettava. Voleva una birra ghiacciata. Oh, e adesso ci troviamo al nostro compleanno. Non ho parole. Finalmente, ragazzi. Un giorno felice per noi. Possiamo decidere se fare un hot tub, che non so cosa sia, qualcosa di caldo, oppure una spa. Ragazzi, la spa, senza dubbio. Ecco qui, pulizia del viso, cetrioli negli occhi, un turbante in testa. Bellissimo, ragazzi. Direi di chiudere così questo video di oggi con un giorno felice per il nostro cane, prima che questa famiglia scellerata ne combini delle altre. Dalla serie, ok, ormai sei fatto vecchio, ti abbandoniamo. Ditemi cosa ne pensate di questo gioco. Io, sconvolta. Comunque, se la mia vita da cane vi ha fatto sorridere, mettete un like a questo video e ci rivediamo alla prossima. Ciao!